Davanti allo scalone della residenza comunale di Ravenna, alle ore 10 del 13 marzo, si è celebrata la commemorazione dei caduti della McNavy, il cantiere della nave Elisabetta Montanari, che nel 1987 prese fuoco, causando la morte di 13 operai. Molti erano giovani, lavoravano in nero e senza le più elementari regole di sicurezza. Tra le vittime, il più giovane ravennate, di soli 19 anni, Gianni Cortini, era il suo primo giorno di lavoro. Tra gli altri lavoratori, alcuni erano anche di Bertinoro. Ad intervenire nella mattinata il vice sindaco di Ravenna, Eugenio Fusignani, e il sindaco del comune di Bertinoro, Gabriele Antonio Fratto. McNavy mai più, è l'anniversario. Sì, è il 32esimo triste anniversario di questa tragedia, che non fu solo la tragedia delle famiglie, ma fu la tragedia di un'intera comunità, perché non si può morire di lavoro. Noi si concluse quella manifestazione che ricordava le 13 vittime, quel lontano 13 marzo del 1987, con uno striscione che campeggia tutt'oggi nei nostri manifesti, mai più. Ecco, noi dobbiamo lavorare affinché mai più si debba dire mai più. Oltre alla commemorazione di oggi, ci sarà nei prossimi giorni anche un seminario formativo sul lavoro e la prevenzione nei luoghi di lavoro. La sicurezza è molto importante. Io credo che il tema della sicurezza non solo sia un tema forte, ma sia ancora il tema principale che deve rimanere sul tavolo di tutti, istituzioni, sindacati e rappresentanti dell'impresa. Non ci può essere competitività senza sicurezza nel lavoro, perché una competitività delle imprese che non tutela la sicurezza del lavoro non è competitività, ma è barbarie. Fortunatamente il nostro paese ha fatto passi in avanti da quel tragico 13 marzo del 1987, ma c'è ancora molto da fare, come anche la recente morte dell'operaio nella piattaforma Barbara F sta a testimoniare. Abbiamo avuto una ferita dall'87 che è ancora aperta ed è ancora aperta nella misura in cui questi fatti possono accadere. Ora, nei giorni scorsi abbiamo incontrato i ragazzi delle scuole a Bertinoro per ricordare quello che è questa situazione, quello che rappresenta oggi il mondo del lavoro. Certi passi in avanti sono stati fatti, certi altri devono essere ancora portati a compimento. E noi speriamo che parlandone davanti ai nostri ragazzi capiscano quello che è l'importanza di non svendersi per un euro in più, di non svendersi per un lavoro che ti dia in nero un euro in più e ti metta a repentaglio la vita. Noi speriamo che questi alunni, questi giovani ragazzi e ragazze che di qui a poco entreranno nel mondo del lavoro sappiano quello che è l'importanza principale, che non è l'euro in più, che non è il lavoro in sé, ma è prima di tutto se stessi, la propria vita.